James Senese per la prima volta a Vasto, ricordiamo i successi di Napoli Centrale, anche l'incontro con Pino Daniele, una telefonata fu l'inizio di questo rapporto professionale? Sì, è stato un inizio molto importante, i ricordi sono un po', li sanno un po' tutti quanti, no? Nel senso che Pino è stato con Napoli Centrale per 3 anni. Abbiamo comunicato in un modo molto sentimentale, specialmente per lui, e poi abbiamo fatto tutti i successi che tutti sanno, no? Diciamo che Napoli Centrale è la prima dimensione napoletana d'avanguardia che ha aperto un po' la strada a tutti quanti, ma a Pino gli abbiamo dato il grande successo veramente. Quando è cambiata la musica adesso? È più difficile farla adesso o era più difficile prima? Ma io credo che sono cambiate le generazioni, no? I sentimenti, diciamo così, ma in realtà non cambia quasi niente, no? Perché negli anni 70 c'era la scoperta della musica, no? Delle dimensioni, diciamo così. Adesso ci siamo abituati un po' a tutto, no? Mi sembra tutto normale, tutto quello che succede. Però io dico, come compositore di Napoli Centrale, cantante di Napoli Centrale, in realtà io non mi sono mai fermato, perché credo appunto in questa dimensione da tanti anni, no? Sono 40 anni che facciamo questa musica. Ho detto, è cambiato il sistema perché deve cambiare per un fatto generazionale, però in realtà poi rimane sempre la stessa cosa, no? Capito? Sono elementi che poi si devono aprire di più, no? Noi dobbiamo capire di più. Ecco, lei ha partecipato anche a un film di John Turturro sulla musica napoletana, un film che è stato realizzato proprio a Napoli. Come è andata quell'esperienza? È stata una bella esperienza? Ma sì, diciamo, io ne ho fatto tanti, ho fatto anche qualche altro filmetto, diciamo così. Ma quello lì di John è stato molto importante, perché John ha messo a punto, capito, una parte di Napoli importante, capito? Cioè lui è riuscito a vedere quella parte di Napoli importante che gli altri non vedevano, capito? E dunque è stata una grande cosa. Per chiudere, le ha detto, con Pino Daniele ci sentiamo ancora anche se dall'altra parte del paradiso. Sì, ho detto una frase molto forte, no? Perché io credo il paradiso dall'altra parte, no? Cioè, questa nostra vita qua è di passaggio, no? Quindi, poi dall'altra parte invece c'è la vera vita, no? Ci sentiamo, ci sentiamo. Io.